sono, dietro a questa vicenda ci sono delle grosse responsabilità da parte delle ferrovie dello Stato, in particolare della società che si occupa di questa questione, che si chiama Fair Service. Perché delle grosse responsabilità? Perché la precedente, c'è stato un cambio di gestione dell'impresa che gestisce questa servizio, ma i rapporti con la precedente società che gestiva questo servizio sono stati, devo dire, alquanto precari e assolutamente non qualificati rispetto a un'azienda pubblica come Fair Service. Perché? Perché sostanzialmente per mesi e mesi siamo stati davanti a fortissimi ritardi da parte dell'impresa nel pagamento degli stipendi ai lavoratori e di conseguenza tutta una serie di precarietà nella fornitura del servizio. Oggi è subentrato un consorzio a livello nazionale formato da diverse imprese. L'impresa che è subentrata adesso nella parte della Liguria sostanzialmente non riconosce ai lavoratori tutta una serie di dovuti e riconosciuti situazioni di qualifiche ottenute in tanti anni di lavoro, e quindi la proposta che è stata fatta con sistemi anche abbastanza singolari, con dei telegrammi singoli a ogni lavoratore, con incontri che si sono svolti per esempio in un atrio di una stazione, come è avvenuto qualche giorno fa in Tiniglia, in modo tale che i dipendenti ripartissero da zero e quindi perdessero tutto quello che erano i loro diritti. Questo ha creato una fortissima mobilitazione di tutti i lavoratori che non hanno accettato queste condizioni, da parte dei sindacati, dei lavoratori naturalmente, che stanno difendendo questa cosa. Devo ringraziare l'assessore Vesco che dal primo giorno si è impegnato e si sta impegnando proprio per questa vicenda, affinché i lavoratori non rimangano soli, affinché questa parte dei lavoratori non sia una parte debole che debba subire quasi un ricatto o delle pressioni o dei condizionamenti in questa situazione. Voglio far presente all'assessore, e concludo, che in un incontro che ho avuto alla presenza dei lavoratori mi è stato segnalato che due persone non sono state indicate nella lista dei lavoratori, e casualmente queste due persone sono una persona che è in maternità e una persona che ha un problema sanitario di salute molto importante. Allora, io credo che su questa vicenda, oltre a esprimere la nostra propria e piena solidarietà con i lavoratori, e sapendo che l'assessore Vito se ne sta occupando, chiederei aggiornamenti, perché purtroppo sono questioni di questi giorni e quindi c'è un'urgenza massima. Grazie.